tornata con un nuovo video e probabilmente vedrete più di qualche video vestita e truccata così, perché oggi qui a Roma è una bellissima giornata e sembra quasi primavera e allora voglio un attimino approfittare della luce, visto che tra l'altro ho ricevuto molti complimenti per la nuova postazione e video, diciamo. Diciamo che sto cercando di sfruttare il più possibile le luci naturali. Quindi se mi vedete più video così sapete il motivo. Oltretutto mi ero detta tutta convinta, vabbè, mi trucco al volo, faccio un trucco veloce e mi metto a fare i video. Invece questo tempo mi ha tipo ispirato questo trucco molto, diciamo, sobrio, però devo dire mi piace tantissimo. E niente ragazze, come ogni mese sono qui per parlarvi dei miei Mosplayed, che tra l'altro da qualche mese ormai non facevo, un po' per un motivo, un po' per un altro. Quindi iniziamo subito. Per quanto riguarda il fondotinta, in assoluto quello che ho usato di più è questa BB Cream Texture Leggera della Sobio, che tra l'altro vedete anche nei prodotti finiti perché è bella che è terminata. L'ho voluta terminare appositamente perché comunque ormai ce l'avevo da un annetto, mentre il PAO di questa crema, se non, così, se non ricordo male, è di 6 mesi. Ed essendo, diciamo, cose con ingredienti naturali, cerco di stare un pochino più attenta alle scadenze. Comunque ve ne ho già parlato 300.000 volte, io la adoro davvero. Ci tengo a specificare quella texture leggera, perché quella normale, provai dei campioncini e non mi piace perché la trovo troppo corposa e pesante per il mio viso, per il mio tipo di pelle, che tranne in periodi particolari, tipo adesso, dov'è? Tipo adesso che ho brufolozzi, e comunque non ho grandi problemi di pelle e di imperfezioni. Quindi se avete, cioè se cercate una bassa media copertura, secondo me questa è davvero fantastica. Poi, per quanto riguarda il correttore, ho usato tantissimo, dopo averlo trovato, il Camouflage Cream di Catrice e ho la colorazione 020 Light Beige, non so se lo vedete, ed è questo correttore qui che ho letto che molti dicono che assomiglia a quell'altro, diciamo, non mi ricordo come si chiama, sempre di questa consistenza di Kiko, che proprio era un pochino di più, ha questa consistenza, diciamo, un po' pastosina, ha una media buona coperenza. L'unica cosa è che forse per me è un pochino troppo chiaro il colore, non lo so, non ho ancora ben capito quanto mi piace, cioè piacermi, mi piace perché comunque copre bene le occhiaie e l'unica cosa è che avendo questa consistenza molto pastosa va lavorato bene e soprattutto va fissato con una cipria perché altrimenti tende ad andare nelle pieghette e anche per questo va utilizzato poco prodotto altrimenti andrà nelle pieghette inevitabilmente, però secondo me non è affatto male. Oltretutto, insomma, per trovarlo è stato un tram. Ciao Laura. È stato un dramma perché non lo trovavo mai, rimanevano sempre solo i tester. Quando ho trovato questo era l'ultima colorazione, quindi me la sono fatta andare bene. Poi, e per quanto riguarda appunto la cipria, ho stra utilizzato la Hollywood di Neve Cosmetics. E tant'è che ho finito il formato mini che avevo e ho acquistato, eccola qui, la full, che penso ci farò tipo un anno perché comunque ne basta davvero pochissima. E anche di questa ve ne ho straparlato perché comunque io la adoro. Fra tutte le cipre che ho provato, senz'altro è la migliore. Tende a minimizzare i pori, lascia la pelle liscissima, dà un effetto proprio pelle perfetta. È davvero bella bella bella. Oltretutto non è nemmeno, diciamo, troppo costosa perché la full veniva, l'ho pagata a 12,50 se non ricordo male, però appunto di prodotto ce n'è davvero tantissimo. Poi, andando avanti, la terra, anche questo mese, ma sarà l'ultimo, vi faccio vedere la Sun Club di Essence, che come ben vedete si è suicidata e tra l'altro
Così è, un'impresa, diciamo, prelevare la giusta quantità di prodotto e avere un risultato omogeneo. E comunque, specialmente mia madre la utilizza tutti i giorni, anche io la sto continuando ad utilizzare, anche se ormai sono pazzamente innamorata della Bahama Mama di The Balm, che preferisco nettamente. Però insomma, per un effetto leggero e veloce questa è ottima, comunque penso sicuramente di ricomprarla. Per quanto riguarda i blush, ne ho da farvene vedere tre. Uno tra l'altro è proprio un arrivo di questo mese ed è questo qui, della Essence, della collezione natalizia, che ho cercato come una matta, la Come to Town. E questo qua è lo 01 Is That You Santa ed è davvero molto molto carino. Si è un po' tutto sformato, come vedete. Però a parte questo, a parte dalla videocamera sembra molto più forte, quasi un fucsia scuro, in realtà è un color pesca. È davvero un colore leggerissimo, è sì pigmentato ma non troppo, insomma, è completamente matte. E come vedete è un colore davvero molto naturale, che è sfumato bene, dà proprio quell'effetto sano, bello, veramente secondo me un blush perfetto da tutti i giorni. L'unica pecca, come un po' tutti i blush in crema, cioè io almeno ho questo problema con tutti i blush in crema, è che mi dura davvero poco, tende a scomparire in fretta. Per questo sopra ci tampono sempre questo blush della Moët, andata via anche la scrittina, che è lo shade 1. Diciamo che il colore sembra che non ci prende un piffero con l'altro, giustamente. Ve lo faccio vedere insieme. Vedete? Ma comunque è un colore talmente neutro, tra virgolette, che non mi va ad alterare il colore dell'altro. A parte è molto molto chiaro. E vedete, l'ho messo sopra l'altro, lo schiarisce giusto un pochino perché comunque è più rosato questo. E però fa sì che me lo fissa e mi dura molto molto di più. Quindi questa combo l'ho utilizzata molto. E poi ho utilizzato anche spesso un altro blush della Moët, che è questo qui, e si chiama Bubblegum ed è esattamente se riesco ad aprirlo, è esattamente il colore che vedete in fotocamera, in videocamera. Questo fucsia sparaflesciato, ma è molto molto carino, molto pigmentato, quindi questo va dosato molto bene perché come vedete è davvero molto pigmentato. E tra l'altro questi blush io ve li straconsiglio perché vengono pochissimo, come vedete sono a livello di pigmentazione indiscutibili e durano anche parecchio. Passando agli occhi, allora, voglio mostrarvi un prodotto che questo mese ho amato ed è l'eyeliner in gel della MAC, che appunto mi aveva regalato il mio ragazzo per Natale, sì, ed è il Black Track. Come sapete io non è che sono proprio bravissima a mettere l'eyeliner, ma devo dire che da quando ho questo, come vedete, è già molto molto utilizzato. Da quando lui mettere l'eyeliner è diventato molto molto più semplice e riesco a fare delle linee davvero decenti, anche se ho provato diversi pennelli, ma alla fine il mio preferito è diventato questo qui della Catrice, e che è quello che appunto da un lato ha la puntina piccolina e dall'altro ha la puntina angolata. Il problema è che con quella angolata, non chiedetemi per quale assurdo motivo, non sono capace, non riesco a mettere l'eyeliner, non mi viene bella la linea, no. Con questa qua piccolina è assolutamente perfetto. Io ora voglio vedere se riesco a farvi vedere l'eyeliner che su, cioè è quello che ho fatto vedere, come è venuta tipo la riga di eyeliner oggi. Se mi metto a fuoco. Io non so se voi la vedete, ma a me righe di eyeliner così precise non mi sono mai venute. Quindi per me è davvero una gioia immensa.
Poi, sempre per quanto riguarda gli occhi, ce l'ho da poco ma la sto stra utilizzando e amando, è la palette di Make Up Delight, di cui, diciamo, sento o opinioni estremamente negative o opinioni estremamente positive. Ah, io vi dico che l'amo. Probabilmente non è una palette adatta a chi si trucca sempre nello stesso modo, che non osa con i colori, che magari fa solamente trucchi nude. Ovviamente in quel caso non è assolutamente una palette per voi, perché come vedete ci sono colori molto particolari e molto belli. Io che gioco tanto con i colori, mi piace spesso cambiare look, è davvero fantastica. Io li trovo strapigmentati, sfumabilissimi, e oltretutto trovo sia una palette perfetta sia per trucchi un po' più ricercati che comunque per trucchi nude, basta usare, diciamo, i colori un pochino più neutri. Io la amo. Prima di andare avanti, volevo che comunque mi facesse sapere gli ultimi tutorial fatti, insomma, come avete visto, sono molto molto più veloci rispetto al solito, e vorrei sapere comunque se vi piacciono di più o di meno rispetto ai soliti, ci tenevo. Detto ciò, un altro matitone ombretto che ho utilizzato tantissimo questo mese è un Long Lasting di Kiko ed è il numero 36. Questo colore qui, che sembra bruttino pure a vederlo da qui, ma è un colore assolutamente fantastico, che io tra l'altro giuro che non so descrivervi. È, diciamo, a base rosata con dei glitter oro, ma è un rosato strano, quasi un malva. È davvero bellissimo, sull'occhio fa un effetto stupendo. E anche messo da solo, a me piace tanto tanto tanto. Penso anche di farvi un trucco presto con questo matitone, perché è wow. Poi, sempre per quanto riguarda gli occhi, le matite che ho utilizzato di più sono due. Una è questa qui della Yves Rocher, che mi vedete utilizzare ormai sempre, che è la Stylo Regard Waterproof, ed è una matita, insomma, chi mi segue da un po' sa che adoro queste con la mina automatica e nera. Tra l'altro questo è tutto quello che ne rimane, cioè pensate quanto la sto utilizzando, ed è nerissima, morbidissima, perfetta per i miei occhi sensibili, e ha una durata pazzesca su di me, davvero pazzesca. Per ora la matita, diciamo, che mi durava di più nella rima interna erano le Long Lasting di Essence, scusate. Questa le batte davvero tutte. E poi ho usato tantissimo la Double Glam di Kiko, questa dell'ultima, diciamo, collezione, che è la 109, e che appunto è formata da questo lato viola glitterato che ha dei glitter rosa, però diciamo è quello che ho utilizzato meno, ma ho utilizzato sicuramente di più, che lo adoro, questo color petrolio. È davvero bellissima, bella bella bella. Poi, sempre occhi, ho utilizzato molto, ve l'ho fatto vedere anche nel video 5 prodotti sotto i 5 euro, magari se non l'avete visto ve lo lascio, il Lash Base di Essence, il mascara bianco, e che io adoro. A me non dà effetti collaterali, perché ad esempio Steffi mi aveva scritto che lei faceva cadere più ciglia, a me onestamente no, quindi finché va così io lo amo proprio alla follia. E poi ho utilizzato tantissimo il Pupa Vamp, che io devo dire una cosa, leggo sempre che a tutte il Pupa Vamp si è seccato in poco tempo. Io vi dico che ce l'ho da quasi un anno, non lo uso proprio tutti i giorni perché ho anche altri mascara e mi piace alternarli, ma lo uso spesso ed è ancora cremosissimo, non si è seccato per nulla. Io non so da cosa dipenda questa cosa, forse per una volta sono stata fortunata io, non lo so. E poi il Lash Princess della Essence, che anche questo mi vedete sempre utilizzare. Mi piace moltissimo lo scovolino col panciotto, come lo chiamo io,
perché comunque riesco, cioè riesce a dare più volume alle ciglia. In confronto al Pupa Vamp sicuramente ha un mascara che va un pochino lavorato di più, però a me l'effetto finale piace moltissimo. Infine, passando ai prodotti labbra, ho usato moltissimo la Due Baci di Neve Cosmetics. Questa è la colorazione Incognito. Come sapete, ha un lato più piccolino per tracciare il contorno delle labbra e un lato un po' più cicciottello, diciamo, da usare come vero e proprio rossetto. Ed è questo colore qui, che sembra un rosso mattone a vederlo dallo swatch. Ma su di me è davvero molto più scuro, è sempre il discorso e in base alle labbra il colore cambia tanto. Ad esempio, su mia madre il colore è molto fedele allo swatch, su di me è davvero molto più scuro, anche perché ho proprio le labbra bianche, quindi cioè, sono molto chiare, quindi assolutamente è molto molto più scuro. Infatti mi piace comunque abbinarlo a un trucco occhi sobrio, non come oggi, perché trovo che su di me sia già molto evidente, diciamo. Ho usato anche tantissimo il pastello sempre di Neve Cosmetics Cappuccino, che è un bellissimo nude. Questo, diciamo, si avvicina davvero molto al colore naturale delle mie labbra. Ovviamente, come vedete, è scuretto, quindi me le scurisce un po', però comunque si avvicina molto al colore delle mie labbra ed ha un'ottima durata. Ma in assoluto il protagonista di questo mese è questo rossetto MAC, che io sto utilizzando quasi tutti i giorni, davvero, ed è il Fast Play. A me piace da morire, vi giuro. Mi piace tanto come mi sta, e io per dire che mi sta bene un rossetto ce ne vuole. Ed è questo colore qui. È davvero molto molto bello. E spesso lo abbino anche a Cappuccino, che però, come vedete, cappuccino più base marroncina, mentre Fast Play ha più base rosata. Ma vi consiglio, se vi piacciono questi tipi di colori, comunque addosso rimane molto nude e è davvero bellissimo. Vi consiglio di provarlo se non l'avete mai provato. E infine, come sempre, voglio mostrarvi anche uno smalto, e questo mese ho utilizzato moltissimo questo qui della Laila, il Gel Effect. La Laila è fra le mie marche preferite di smalti, perché comunque mi durano tantissimo rispetto magari ai Kiko, che dopo 2 giorni sono già sbeccati. Ed è questo color mattone bordeaux, diciamo. Sembra un pochino più chiaro, ma in realtà è un bordeaux. E niente ragazze, questi sono stati i miei must play di questo mese. Fatemi sapere quali sono stati i vostri. Spero che comunque in qualche modo questo video vi sia stato utile, soprattutto vi abbia tenuto compagnia. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.